c'è pure il sole. Si lava che è una meraviglia. Ah, com'è profumo questo sapone. Così papà che ne la mia vita, se non ce la faccio più a travagliare. Prendo il sapone. Bello asciutto. Ma che stiamo andando? Oggi vuole due tre giorni, no? Con Mario a prendere quel bel formaggio. Signore, vorrei parlarle un attimo. C'è un pilastro di sostegno, vorrei toglierlo. Mi costerebbe qualche ora di lavoro in più, ma... Mi dispiace, non caccio neanche un soldo in più della cifra pattuita. Ma per me è importante. È un lavoro che per mia figlia è importante. 35 carri e levalo di mezzo. Grazie, signore, grazie. È stata troppo crudele con me. Io vorrei che la tua fosse molto migliore della mia. Io purtroppo non ho niente da lasciarti, soltanto quattro pantaloni vecchi e quattro arnesi vecchi. Mi dispiace. L'asino grigio del castrettiere è morto, di stenti e di vecchiaia. E lui l'ha buttato lontano nella sciara. Così si fa. Gli utensili vecchi e inutili vanno buttati lontano. Come darti torto? Hai proprio ragione, figliolo. Sei impazzito, ti sei fatto gabbare così, sei proprio un asino da bestia. Asino da pazzo. Andiamo via, lasciamolo stare sto povero diavolo. Andiamo, andiamo. Io quel falò lì non lo toglierei nemmeno per 200 carri, troppo pericoloso. E che cos'è che non è pericoloso sotto queste pietre? Tutto è pericoloso. Beh, sei un minchione. Attenzione a non far la fine del socio. Domani verrai con me alla cava. Ho finalmente pattuito con l'ingegnere quell'affare del pilastro di sostegno. Vabbè. Abbiamo bisogno di soldi. E soprattutto, una gonnellina per Nunziatina. E tua sorella finalmente prenderà marito. Questo lavoretto oggi ci va a fare qualche soldino. Tu devi stare solo attento ai sassi che cadono da qua sopra, è pericoloso. Attento! Padre! Padre, no! Padre! Padre!
Padre! Padre! Padre! Padre! Padre, no! Padre! Emilia! Padre! Emilia! Padre, no! Emilia! Padre! Vieni qua! Padre! Padre! No, padre! Padre! Vieni qua! Vieni! Faccia tutto! Essere o non essere? Questo è il dilemma. Che sia più nobile soffrire nella mente i colpi di fionda e i dardi di un'oltraggiosa fortuna o recuperare le armi contro un mare di affanni e contrastandoli porre loro fine. Morire, dormire, null'altro. E con un sonno dire che poniamo fine ai dolori del cuore e ai mille tumulti naturali di cui la carne è erede. È una conclusione da desiderarsi devotamente. Morire, dormire. Dormire, forse sognare. Sì, qui è l'ostacolo, perché in un sonno di morte, quali sogni possono derivare? Dopo che ci siamo scrollati di dosso questo groviglio mortale, deve farci riflettere. Scusate, signor, ma disgrazia. È crollato tutto. Mi porterebbe i fardelli. Ma strumiscio per lì sotto. Grugnando e sudando. Da quanto tempo? Il peso di una vita faticosa. Se non fosse che il terrore di qualcosa dopo la morte. Un paese inesplorato dalla cui frontiera nessun viaggiatore fa ritorno. Date disposizione. Fate un buco nell'arena, corde, scale e tiratelo fuori. Per sgombrare tutto di sotto ci vuole una settimana. Andate. Vabbè. Ci fa sopportare i mali che abbiamo piuttosto che a correre verso altri che ci sono ignoti. E così la coscienza ci rende tutti codardi. E così il colore naturale della risolutezza è reso malsano dalla pallida cera del pensiero. E così imprese di grande altezza e momento per questa ragione deviano il loro corso e perdono il nome di azione. Avviso l'ingegnere! Avviso l'ingegnere, vai, vai! Ingegnere, ingegnere, lo abbiamo trovato! Portatelo fuori!
Perché? Perché? Dai, vieni su che è pronto. I soldi non bastano. E io e tua sorella non sappiamo come fare, non abbiamo più niente da mangiare. Domani andrai alla cava e prenderai il posto di tuo padre. Ma la vera!
Il sorcio! Farai la fine di tuo padre. Da tanto tempo, non lo so. So solo che questo era il mestiere di mio padre e adesso è il mio mestiere. Il padrone ti manda in posti in cui gli altri non vogliono andare. Eh certo, sono malpelo. Se mi perdo nessuno mi verrà a cercare. Io ho tanta paura, tu no, vorrei avere il tuo coraggio. Coraggio, sì, coraggio. Avrei preferito fare il manuale come te, ballando sui ponti e lavorare con la luce del sole sulla schiena. Invece no, da quando sono nato, io ho dovuto vivere in quel buco nero, dove le persone vengono schiacciate, dove gli uomini muoiono, si perdono nell'oscurità senza sentire le urla dei figli che cercano inutilmente di chiamarli. Calmati, Malpelo, mi fai paura. Paura! Tu non devi avere paura, devi avere il coraggio! Coraggio! Bestia, sei una bestia, difenditi! Difenditi! Devi avere coraggio, non devi avere paura! Difenditi! Dei soldi? Dov'è? Non dirmi che non ti hanno pagato. Che a te piace ingannarci. Sì, sì, è nella borsa. Ecco. Bravo, vieni a mangiare ora, che è pronto. Oggi domenica, perché non ti metti una camicia nuova e vai a giocare con i tuoi amici? Non sopporto le beffe e le sassate di quei nocciosi. Preferisco starmene da solo. Anche a me fanno così. A mio padre lo maltrattavano e gli dicevano bestia. L'hanno lasciato solo a morire là sotto. È stato lui. L'ha fatto per 25 tarì. E anche lui. E si è messo a ridere. L'ho sentito quella sera. La rana è traditrice. Se sei forte, la vinci. Se sei debole, ti prende a pugni in faccia. Mio padre la vinceva sempre. Per questo veniva chiamato bestia. Però, un giorno, la rana se l'è presa. Io non ce la faccio più, sono stanco, voglio andare a casa. Taci, Pulcino. Guarda e impara, era tanto difficile. Prendi quest'altro.
Avanti! Ingegnere! Ingegnere! È arrivato il momento di saldare quel condicino in sospeso. Cercherò di fare il possibile. Questo ragazzo nella cava deve lavorare. Capite a me? Procederò con la documentazione necessaria. Ingegnere, niente documentazione. Ho lavorato in sospeso. Nessuno dei miei dipendenti si è proposto a farlo. Devi addentrarti nella cava. È un lavoro molto rischioso, ma ben pagato. Sarà fatto. Che pensi? Oh, mio padre. Noi siamo fatti per vivere sottoterra, come topi. Ormai non abbiamo neanche paura di loro. Neanche dei pipistrelli. Fanno compagnia ai morti. I morti vanno in paradiso, quelli buoni però. Ma chi te l'ha detto? Mia madre. E ora che è morta, anche mia sorella. Ti dicevano così perché a posto dei calzoni sembri che porti la colnella. Mio padre era buono, non aveva mai fatto male a nessuno. Eppure lo chiamavano bestia e l'hanno trovato là sotto. Forza, andiamo. Dove mi porti? Al burrone! Ti faccio vedere le carcasse degli animali morti. No, non voglio. Non voglio a casa. Nella vita devi vedere tutto, sia le cose belle che le cose brutte. Andiamo. Non mi sento bene. E ti devo riportare a casa? E dai, hai paura di tutto. Andiamo, su! Dai, alzati! Oh, alzati, su, in piedi! Oh, sveglia! Sveglia, Pulcino, sveglia! Pulcino! Sveglia! Dannazione! Svegliati! Dai, su, svegliati! Ah! Ai! Forse è meglio che crepi. Se devi star male così, forse è meglio crepare. Fratellino, ti prego non mi lasciare, non mi lasciare, ti prego. Thank you.
lasciare. Non mi lasciare, ti prego. Non mi lasciare. Ma quindi sei evaso dal carcere? Cosa dico? Ma in carcere non ci stanno i ladri. Solo quello? Fai troppe domande, ragazzino. Cosa vorresti provare ad essere chiuso là dentro? Guardato a vista? Di sicuro è meglio di stare in quella cava. Questa è una vitaccia. Molti ci lasciano le ossa. Guarda il tuo amico. Si è ammalato, guarda che fine ha fatto. Meglio la galera, tutta la vita. Ma allora perché tutti quelli che lavorano nella cava non si fanno mettere in galera? Perché non sono malpelo come te. Ma tu non ci andrai. Eccolo lì, quel ragazzino ha il diavolo in corpo. Povera donna. Io vado a casa. Va bene. Dove stai andando? A finire quello che ho iniziato. Sta cava non fa prigionieri. Tutti noi scappiamo da qualcosa. Lei da cosa scappa? Addio, malpelo. Qui vicino. Vi ho portato il caffè, vieni. Grazie. Papà, da quando siete venuto? Siete così silenzioso. State pensando a Malpelo? Io amavo tanto tua madre. Mi sono trasferito qua per lei. Ho fatto tanti lavoretti. Poi sono andato a lavorare nella cava. E nella cava ho trovato molto brave persone. Però una grossa
disperazione. Poverina, per guadagnarsi l'utuzzo le pana, dovevano lavorare tutta la giornata come le bestie, come schiavi. E poi vedevano negli occhi loro una grande tristezza, malinconia, lavoro, poverino. E Malpelo, un ragazzino con una forza dentro di sé di disperazione che andava contro tutti, non aveva paura di nessuno, anche se vedeva persone fisicamente grosse di affrontare, loro avevano paura, ma aveva un solo pensiero in testa, la vendetta. Papà, ma pensi che lo ritroveranno? E che ti devo dire, figlia mia, io penso di no. Da troppo tempo sta sotto la cava, troppo tempo. La cava di Malpelo. Niente, nessuna traccia. Questo non è un lavoro per ragazzini. Buonasera signora. Sto figlio di mamma. No! Mamma! No! Mamma! No! Mama!